La modella ceca Ivana Mrazova è stata intervistata nel programma televisivo Pomeriggio 5 minuti. Eccoci con un nuovissimo appuntamento dedicato a Ivana Mrazova. Vi ricordiamo che quest'ultima ha partecipato al Grande Fratello VIP 2, e soprattutto nell'ultima puntata si è aggiudicata il terzo posto da finalista. Martedì 12 dicembre 2017 la bellissima modella ceca è stata ospitata nella popolare trasmissione Pomeriggio 5. In questo articolo vi racconteremo quali sono state le rivelazioni di Ivana. C'è del tenero tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti, due ex concorrenti del GF VIP 2, dopo aver terminato la loro esperienza televisiva in questo reality show, sono sempre più vicini. Stiamo parlando di Luca Onestini e Ivana Mrazova. In particolare questi due divi in questi giorni stanno trascorrendo molto tempo insieme, perché nelle foto e nei video pubblicati sui social network sono apparsi piuttosto complici, ma ci teniamo a precisare che finora i loro incontri sono stati soltanto amichevoli e soprattutto in compagnia degli altri protagonisti del programma televisivo condotto da Ilari Blasi e Alfonso Signorini. Nonostante ciò, tantissimi fan sono convinti che l'amicizia tra Luca e Ivana si sia trasformata in amore. Ad incuriosire il pubblico soprattutto sono gli scambi di messaggi tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca, su Instagram. Ivana commenta il suo rapporto con Luca Onestini oggi pomeriggio, cioè il 12 dicembre. Ivana Mrazova è stata intervistata nel salotto televisivo di Barbara D'Urso. Inizialmente la modella ceca ha confermato le indiscrezioni circolate sul web nelle ultime ore, cioè di aver interrotto la sua relazione sentimentale di circa 5 mesi con l'imprenditore romano Alessandro Allevato. Avete capito perfettamente, Ivana è tornata single, ma nel corso dell'intervista ha precisato che il suo ex fidanzato non l'ha presa molto bene, ma ha capito le sue ragioni. Successivamente Ivana ha chiarito finalmente il suo rapporto con Luca Onestini, in particolare l'ex valletta del Festival di Sanremo ha rivelato alla conduttrice napoletana di apprezzare moltissimo il bolognese come ragazzo, e di aver legato tantissimo con lui, e per finire ha aggiunto: sono single solo da 2 giorni. Vedremo cosa succederà. Per sapere altre notizie su Luca Onestini e Ivana Mrazova, vi consigliamo di non perdere i prossimi aggiornamenti, semplicemente cliccando sul pulsante Segui, posizionato vicino al nome dell'autrice di questo articolo, Grande Fratello VIP.